Claudia Dionigi ha trovato un ricordo della sua partecipazione a Uomini e Donne quando era la corteggiatrice del suo attuale fidanzato Lorenzo Riccardi. Claudia Dionigi ha pubblicato una storia sul suo profilo social di Instagram che farà sognare sicuramente tutti i fan della storica coppia del dating show. Infatti, Claudia è ancora fidanzata con Lorenzo Riccardi, il tronista che andò a corteggiare proprio quando scelse di presentarsi al famoso programma condotto da Maria De Filippi. La loro storia è una di quelle che ha fatto appassionate di più i telespettatori. Non solo, ora sono insieme, e sembrano essere anche tanto felici. Non solo, da poco hanno avuto anche una splendida bambina di nome Maria Vittoria. Nell'ultimo periodo, poi, la stessa Claudia, tenendo molto ai suoi seguaci, aveva deciso di rompere il silenzio in merito ad una situazione che stava vivendo. Un momento, infatti, molto particolare della sua vita, affrontato subito dopo la nascita della piccola. Per fortuna, però, ora tutto sembra essersi rimesso in sesto e Claudia sembra stare più che bene. Claudia Dionigi, il ricordo di Lorenzo a Uomini e Donne. Guardate cosa ho trovato. Claudia Dionigi ha pubblicato tra le sue storie di Instagram un dolcissimo ricordo del suo percorso a Uomini e Donne che l'ha portata alla conoscenza del suo attuale compagno, Lorenzo Riccardi. Oggi Claudia è un'influencer affermata, così come anche Lorenzo. In passato la loro storia è nata proprio sotto le telecamere. Tanti, soprattutto i più affezionati alle storie del dating show di Maria De Filippi, ricorderanno quanto Lorenzo avesse fatto penare Claudia prima di sceglierla. L'altra corteggiatrice, Giulia, sembrava interessare molto al ragazzo. Eppure Claudia non si è mai arresa e ha sempre dimostrato tutto il suo interesse per Lorenzo. Così alla fine, il tronista ha scelto proprio da lei. Da quel momento i due hanno vissuto una vera e propria favola anche a telecamere spente. Fino a quando non hanno deciso di mettere su famiglia, mettendo alla luce la piccola Maria Vittoria. In una delle sue ultime storie Instagram la Dionigi ha pubblicato un bellissimo ricordo della trasmissione. Ha pubblicato, infatti, uno scatto del cartello, rigorosamente di colore blu, che portava Lorenzo quando era sul trono. Poi ha aggiunto un tuffo nel passato trovato dalla Mavi, la figlia, che smucina, trafuga, nei cassetti. Il mio non lo trovo più invece. Anche lei, infatti, aveva un cartello con scritto il suo nome di colore rosa. Un momento, dunque, molto bello ed emozionante sia per la coppia che per i rispettivi fan.